Torna anche quest'anno la rubrica prezioso Giuseppe Fattori, quest'anno si chiama 100 secondi per comunicare la sostenibilità. Per la rubrica Comunicare la sostenibilità in 100 secondi, oggi abbiamo Marco Pollastri del CEAS, Centri di Educazione alla Sostenibilità in Emilia-Romagna. Lo intervisteranno Chiara Peli e Brigitte Sanchez. Prego, Brigitte. Salve, io volevo chiederle, vista la situazione attuale, quali strategie avete adottato per comunicare la sostenibilità? Allora, chiaramente abbiamo trasformato completamente il modo di comunicare perché, come abbiamo avuto tutti modo di registrare in questi ultimi mesi o nell'ultimo anno ormai, c'è stata un'esplosione nell'uso del digitale, anche perché c'era un'impossibilità all'incontro fisico e al contatto diretto e quindi molta della comunicazione, dell'educazione sui temi ambientali si è trasferita sul digitale. Bene, la prossima domanda sarà di Chiara. Salve. Come diceva appunto con la pandemia e il lockdown, il ricorso alle nuove tecnologie, diciamo, è aumentato in modo esponenziale. Quindi volevo chiederle come CEAS avete in programma di implementare particolari canali di comunicazione o social network nel prossimo futuro? Allora, su questo stanno lavorando non solo il nostro centro, che forse fra i diversi centri dell'Emilia-Romagna, dei quasi 40 centri di educazione alla sostenibilità dell'Emilia-Romagna, ha sempre operato anche sulla comunicazione social e su tutti i canali, appunto, web da parecchio tempo. E in questi ultimi anni si sta lavorando anche nella specializzazione da questo punto di vista. Alcuni centri stanno proprio facendo anche promuovendo dei corsi, ad esempio per green influencer, proprio per catturare maggiormente tutta quella fascia di popolazione che ormai utilizza quasi esclusivamente gli strumenti digitali o i social per informarsi e comunicare o rimanere in contatto. E quindi anche noi ci stiamo attrezzando, oltre a tutta l'attività ormai quasi obbligata con le scuole, che devono prevedere anche una soluzione in la cosiddetta DAD, in didattica a distanza. Quindi abbiamo dovuto completamente rivedere anche tutte le metodologie. Ringrazio il dottor Pollastri, Chiara e Brigitte per aver accettato la sfida di Zorba. Per approfondire andate su marketingsociale.net/zorba. Vi aspetto alla prossima puntata.